Buonasera dalla Pala Quarta Lauretti di Montoroni, appuntamento con la consueta intervista del venerdì che ci aiuta a entrare in clima partita per le avventure della AMD Discount Quarta Caffè Monteroni nel campionato di Serie B di pallacanestro. Quest'oggi qui con noi come nostro ospite Andrea Pinto, giovanissimo giocatore che milita appunto con i colori giallo-blu. Andrea, partiamo proprio dall'ultima partita che vi ha visto impegnati a San Severo, una bella partita la vostra e purtroppo non è culminata con una vittoria. Qual è il tuo commento all'ultima prestazione della squadra? Secondo me è stata una partita molto combattuta ed è stata una partita molto bella su tutti gli aspetti di vista. Abbiamo giocato il nostro basket, abbiamo tenuto testa a una squadra molto forte che punta comunque al capo del campionato e abbiamo avuto qualche difficoltà soprattutto nell'ultimo quarto quando abbiamo calato un po' di concentrazione anche fisicamente. Abbiamo dato una testa appunto per tre quarti e sono anche stato molto contento per il mio impiego da parte del coach che ha avuto fiducia in me anche per aumentando così il minutaggio. Ecco, domenica prossima, domenica 29, invece mettendo un'altra sfida importante con la capolista Falconara. Che partita ci possiamo aspettare? Sarà una partita molto dura perché comunque noi sappiamo che è un'altra delle ottime squadre nel nostro girone. Stiamo preparando al meglio per cercare di fermarla e siamo consapevoli comunque delle nostre forze e entreremo in campo per giocarcela, anche perché abbiamo un roster molto competitivo e quindi punteremo alla vittoria, sospinti anche dal pubblico di casa. Ringraziamo Andrea per la sua disponibilità, chiudiamo qui questa intervista e per ammirare Andrea e il resto della banda gialloblu, appuntamento è fissato appunto per domenica 29 novembre qui al Pala Quarta Lauretti per la sfida appunto con la Sandretto Falconara a partire dalle ore 18. Buona serata.